Rai 1 e con noi Uccio De Santis. Buonasera, applausi! Buonasera a tutti, che bello, che bello. Anche se a 24 ore ci diamo gli auguri di una buona Pasqua a Pasquetta. E sono passate ormai 24 ore, però questi palloni, datemi le forbici così un attimo. Zium! Ragazzi, no, non vedono loro che stanno. Già la luce mi devo mettere qui, altrimenti ecco, nessuno. Riuscite a vedermi? Penso di sì. Quanti sono realmente di Vieste che abitano a Vieste? Facessero un applauso, vediamo. Pochissimi, pochissimi. Vediamo da dove vengono, da dove vengono? Chissà. Come si chiamano gli abitanti di Vieste? Come si chiamano? No, i nomi, vuole sapere, uno a uno però. Luca, Alberto, Alfredo. Allora, noi abbiamo fatto il nostro voodoo su Telenorma. Adesso vi do una bella notizia. Finalmente tra 15 giorni parte il nuovo voodoo che abbiamo realizzato in un anno di lavoro. Finalmente per metà maggio dovrebbe partire il nuovo voodoo. Sono andate le repliche fino all'altro giorno, l'avete seguito? Chi l'ha seguito facesse un applauso, così mi regolo. Abbiamo messo in scena 3.000 barzellette sceneggiate. Abbiamo festeggiato 11 anni di voodoo. Quest'anno entriamo nell'undicesimo anno. Pensate un po', e oggi è bello raccontarsi. È bello raccontarsi. Per esempio, molti mi chiedono da dove le prendete le barzellette. Le barzellette sono fatti veri. Un sacco di barzellette sono cose veramente accadute. Per esempio, una cosa che mi dicono tutti, ogni giorno, anche oggi, sono andato a mangiare lì al ristorante, sono entrato, c'era una signora, appena mi ha visto, mi ha detto: Madonna Uccio, sei diverso da vivo. Io mi sono grattato, perché normalmente. Non si dice da vivo, si dice dal vivo. Gli errori che fa la gente per strada, negli ambulatori. Amici medici, per esempio, mi raccontano gli errori che fa la gente quando va dal dottore. Ci sono più barzellette sui medici che sui carabinieri. Lo sapevate voi? No, è vero, non sto. Ci sono carabinieri stasera, no? Ma dove sta? La pattuglia sta, no? Stanno? No! Vabbè, ditemi se stanno i carabinieri, perché io le posso anche spiegare 2 o 3 volte le barzellette. Alla prima sfugge, però no, a parte gli scherzi, esistono più barzellette sui medici che sui carabinieri. Amici medici mi dicono un sacco di cose che succedono. Per esempio, una volta, sentite questa storia che è vera, andò una signora, la luce, allora quella luce che sta dietro colpisce proprio a cieca il pubblico che sta avanti. Oh. Un applauso a Lucifero, grazie Lucifero. La luce andava là, così picchiava a me. Vabbè. Allora, stavo dicendo, sentite, una volta andò una signora, fece le analisi dal dottore, il dottore disse: signora, lei ha un polipo nell'utero. Scene di panico. Non ho capito, dottore, ha capito bene, signora, la scienza non sbaglia. Lei, vede, queste sono le analisi, lei ha un polipo nell'utero. E la signora disse: io un polipo nell'utero? E io non vado mai a mare. Cioè, ma dove tra sei cristiani? Oppure un'altra frase assurda, un ragazzo in ambulatorio andò dall'amico mio medico, sentite la frase, entrò e disse: dottore, posso fare una domanda? Dimmi, dottore, per fare l'esame dell'urina, l'urina devo portare io, in farmacia, volevo l'aspirin fosforescente, le gocce di Valerium, volevo la pomata per l'IRPEF, l'avete mai sentita questa? La pomata, una cosa assurda. Oppure mi ricordo una scena bellissima, 2 medici si incontrarono, uno aveva la supposta dentro l'orecchio, l'altro disse: oh, collega, che ne facendo con la supposta dentro l'orecchio? La supposta, dice: ma no, e la penna dove l'ho messa? Aspetta. Capita, questo cos'è vero? Si incontrarono 2 medici, altra storia vera, non sono barzellette, sono storie vere. 2 medici, uno stava vicino all'altro, dice: ma da quanto tempo? Che fine hai fatto? Non sai niente? No, mi hanno trasferito. E dove? Nel reparto ortopedia. Ah, e come ti trovi? Però adesso mi sto facendo le ossa, dice, che cazzo va, non parlo bene. Cioè, maffa, per forza. Ma oppure, per esempio, un'altra scena bellissima, il paziente e il dottore. Il dottore dice al paziente: dobbiamo fare o l'attacco o il de hospital. Vabbè, dottore, io non ne capisco, sono ignorante. Che significa l'attacco o il de hospital? Lei che cosa farebbe? Io farei l'attacco, dice il dottore. Vabbè, facciamo l'attacco. Quanto costa l'attacco? Dica qua intorno ai 1000 euro. Capo del cazzo. Dottore, e il de hospital? Il de hospital? 3 capo del cazzo. Se questo mi dà di misura, ce ne sono tantissime.